Una mostra lunghissima, l'unico filo conduttore delle opere, la dimensione ridotta delle opere, quindi 30x30, 15 artisti spagnoli, 15 italiani e tanto entusiasmo. Si è aperta negli scorsi giorni a Gubbio la mostra 30x30 per 30 artisti, ospitata nella galleria di Maria Luigia Scala in Corso Garibaldi a Gubbio. La rassegna, nata dall'idea di voler portare nella città di Pietra l'esperienza della mostra 30x30 realizzata da Enzo Trepiccioni ad Alicante, resterà aperta fino al 10 dicembre, per poi spostarsi negli spazi del MUAM, il Museo delle Arti e dei Mestieri di Palazzo Beni. Il numero 30 è il fil rouge della rassegna. 30 sono gli artisti che vi partecipano, 15 spagnoli e 15 italiani, di cui 9 ogubini e 2 gualdesi. 30x30 è la dimensione richiesta dalle opere, che spaziano dalla pittura alla scultura, dall'installazione alla fotografia. La rassegna, interamente realizzata con il contributo dell'azienda Eugubina CVR, con il patrocinio del Comune di Gubbio, mette in relazione Italia e Spagna con le rispettive tendenze artistiche, tecniche e metodi di espressione. 30 meravigliose occasioni per riflettere e connetterci con la parte più profonda di noi. La mostra è molto bella. È molto bella da visitare, il formato 30-30 è perfetto, è molto coordinato, ognuno ha usato la sua tecnica, la mia è una tecnica informale materica, uso i tessuti d'arredo come base, poi li tingo con i colori acrilici e li impasto con acqua e farina per renderli rigidi e lavoro su legno o su tela. Di solito sono dimensioni molto grandi e in questa occasione ho ridotto. Il tema è il tema purtroppo dei cambiamenti climatici sul riscaldamento della Terra. Ho realizzato l'opera Ricordi, che praticamente è un'installazione plurimateriale dove il ferro si unisce al legno e il colore, che è una resina acrilica, goccia naturalmente per effetto di gravità sulla tela sottostante, quindi è un po' il principio dell'ermetismo, uno studio che sto conducendo e collegato a questo ho, diciamo, realizzato quest'opera che sarebbero un po' le gocce di memoria che cadono e espandendosi in maniera naturale. È come un lascito, creare una memoria collettiva. E ho realizzato un'opera in pietra, scultura in pietra, un bassorilievo, si chiama Lo Sguardo. Il tema è un po' lo sguardo, la percezione di vedere e di essere visti. E quindi c'è questo, spero, insomma, che si trasmetta la volontà di vedere, di riscoprire e di vedere le cose, insomma, quello che ci circonda. Ho realizzato un'opera pensando alla città che dorme. È una luna con foglia d'oro, la città che dorme e i desideri delle persone, i sogni, tutto ciò che le aspettative delle persone salgono verso le stelle e verso l'universo.